Lavorare su una corriera è diventato come guidare uno scuolabus, dove gli autisti, più che conducenti con 30 anni di professionalità stampati sul curriculum, sembrano ridotti a improvvisati educatori, loro malgrado. La corsa del mezzo si è trasformata in un grande gioco dell'oca, dove ogni fermata si può restare fermi un turno se qualcosa va storto. Le foto scattate da Fabrizio Badagnani, sindacalista Faisa, mostrano sedili bruciati e sventrati, mezzi danneggiati. Ci sono autisti che si presentano alla fermata mezz'ora prima, pur di evitare che i ragazzi, correndo sull'autobus alla arrivo, finiscano con il buttarsi contro le portiere danneggiandole, oltre a rischiare cara la loro stessa pelle. I ragazzi presi uno a uno sono senz'altro dei bravi ragazzi, a volte quando sono in branco si lasciano andare a certe evoluzioni, chiamiamole evoluzioni, nello sfogarsi con tende, sedili, con l'accendino bruciamo la plastica del sedile, con le cicche le attacchiamo sul sedile, così poi la vecchietta si attacca con la borsetta, con tutto. Cioè, poi vabbè, il gran chiasso, perché tra di loro si tirano gli zaini, non vogliono rispettare anche il fatto di star seduti o rischiando anche la loro vita. Poi il grande urlare crea anche dei problemi, anche gli autisti, i miei colleghi, cioè tutti siamo in trincea tutto il giorno. 13:40, lì al Cheope è una cosa assurda, perché non c'è di controllo, non c'è niente. Tu arrivi col pullman, apri il portiere, come apri il portiere i ragazzi si buttano sotto per trovare il posto per sedersi. Però è capitato anche che sia stata danneggiata una portiera, perché loro si spingono tra di loro, è una cosa assurda, cioè rischia anche di investirli.